partiti si porta a condurre Unilight quando il gruppetto imbocca la pista interna col passaggio della battuta in tronchi. Unilight scandisce l'andatura della corsa nei confronti di One. Poi in terza posizione Valsugana davanti ad Arman e Duamer. Cavalli che vengono a presentarsi sotto le tribune per il passaggio. In direzione della riviera conduce Unilight davanti a One. Terza è Valsugana, quarto Arman. In quinta posizione a contatto procede anche Duamer. Conduce Unilight, ha guadagnato un certo margine di vantaggio quando i cavalli affrontano il salto del doppio travone. In seconda posizione procede invece One, nella cui scia c'è Valsugana, stretto contatto Duamer e quindi anche Arman, con i cavalli che adesso vengono ad affrontare il passaggio di strada. Questo è il tema della corsa, con Unilight che si mantiene in vantaggio nei confronti di One, dietro al quale si è posizionata Valsugana. Poi dietro a questi tre c'è Duamer, nella cui scia invece galoppa Arman. I cinque cavalli piegano in direzione del passaggio di Marrana. All'uscita del quale non cambia lo schema di corsa, con i cavalli che adesso affrontano la diagonale del Talus. Unilight in vantaggio nei confronti di Juan Valsugana, Duamer, Arman, nel momento in cui vengono ad affrontare il passaggio del Liverpool. Per andare subito dopo ad affrontare la pista interna con Juan che ha rilevato il comando della corsa. A metà della piegata interna Juan è in vantaggio adesso nei confronti di Unilight, quindi Valsugana, Duamer, Arman, con i cinque che procedono comunque ben compatti. Così anche dopo il passaggio della gabbia di staccionate, i cavalli adesso convergeranno in direzione della doppia gabbia di siepi. È caduto One, coinvolgendo anche Unilight, ha fermato sul terzo elemento anche Duamer. E quindi si ritrovano in vantaggio Valsugana, nella cui scia procede il solo Arman. Riesce a riprendere piuttosto in fretta anche Unilight, che va a continuare il percorso. A questo punto Valsugana deve gestirla in vantaggio. Valsugana con ovviamente Arman posto nella sua scia. I due procedono sul percorso e anche dopo la montagnola. A inseguire questa coppia c'è Unilight. Valsugana ed Arman procedono chiaramente in questo ordine per affrontare il secondo passaggio di Marrana. Netto intervallo, Unilight procede da solo. I due cavalli si presentano sotto le tribune per convergere in direzione del passaggio del laghetto. Valsugana deve giostrare in testa con Arman
chiaramente che accompagna in seconda posizione, un paio di lunghezze dalla femmina, più indietro Unilight, salto delle fascine. Completamento della curva di pista interna, secondo passaggio sotto le tribune per affrontare il salto del Liverpool. Valsugana ed Arman vanno così con queste posizioni ad affrontare la parte conclusiva del percorso. Con Unilight il solo che ha ripreso la marcia e segue terzo a distacco. Così per il terzo e ultimo passaggio di Marrana, dopo il quale comincia la parte conclusiva del tracciato, Valsugana su Arman, acquattato in scia, così i due cavalli per affrontare il verticale. Valsugana prova a guadagnare un certo vantaggio, prendendo in anticipo l'avversario, il quale prontamente ne segue la scia. Arginello piccolo, curva conclusiva. Valsugana cerca di guadagnare più terreno possibile ad Arman, metà curva conclusiva. Valsugana deve gestire un certo vantaggio sull'ultimo tratto della curva, penultimo ostacolo per Valsugana su Arman. Valsugana tenta una lunga fuga su Arman, che è stato preso in contropiede perché Valsugana ha un certo vantaggio anche prima dell'ultima conclusiva. Valsugana scappa a gambe levate, Arman ci prova adesso nel tratto piano ultimo, 100 dal palo, Valsugana acquisito questo vantaggio, lo difende, Valsugana su Arman, Valsugana ha fatto tutto bene, Valsugana vince davanti ad Arman che si deve adeguare, a netto distacco viene a concludere dopo il salto dell'ultima siepe anche Unilight. E così è, Unilight viene a fare il terzo, alle spalle di Valsugana che vince su Arman, terzo Unilight. Ha vinto Valsugana con Alessio Poglioni, i colori della scuderia Ostanel, Paolo Favero al training. Ha giocato la carta della fuga in anticipo e ha tenuto dietro Arman, battuto anche in questa occasione, terzo Unilight.